Allora, facciamo un appello, vediamo un po', rispondete. No, sei io, ti. Sono Ludovica, abbiamo iniziato un discorso di continuità dalla scuola dell'infanzia. Quindi abbiamo avuto dei momenti di incontro tra la quinta che io avevo all'epoca e la sezione di scuola dell'infanzia di cui faceva parte Ludovica insieme a un'altra alunna, Chiara, che è presente in classe. Quindi abbiamo iniziato questo percorso di continuità e abbiamo avuto dei momenti, per esempio nello svolgere una lezione di educazione motoria, nel mangiare a mensa insieme, nel fare una merenda insieme a scuola. Quindi abbiamo avuto vari momenti nel corso dell'anno scolastico che sono stati molto preziosi. Visto la timidezza di Ludovica si è pensato che fosse una cosa importante. Ludovica si trova questo banco qui vicino alla cattedra per una questione di esigenza proprio, perché lo scorso anno avevamo 13 ore di sostegno a monte di 40 ore di scuola e quindi diciamo andava aiutata in maniera proprio individualizzata. Abbiamo provato anche a spostarla, però questo voleva dire spostarci e metterci accanto a lei. Quindi lavora anche in maniera autonoma, lavora con l'aiuto dei bambini, del compagno, che non è sempre lo stesso perché comunque c'è una rotazione dei posti sempre. Allora, descrizione di Ludovica. Descrivo Ludovica. Descrivo Ludovica, la mia compagna di banco, silenzio. Sì. Ludovica la conosco dalla prima elementare. Ha i capelli marrone chiari. La forma del viso com'è? Un po' tonda. È un po' tonda. Il naso com'è? Il naso a patatina. Com'è Ludovica dal punto di vista del carattere? Allora, è gentile, simpatica, generosa e... È timida? Sì, anche timida. E anche timida. La mia compagna di banco. Che si chiama Eloisa. Eloisa ha 7 anni. Silvia l'ha chiamata. Federica pure, lei o no? E mezzo. Gli insegnanti sono 3. Io che svolgo l'ambito linguistico, la mia collega la maestra Roberta che svolgerà un matematico scientifico e la maestra Simona che è l'insegnante di sostegno. Però non è stata mai chiamata come insegnante di sostegno, di fatto abbiamo lavorato sempre insieme. Ludovica fin dal suo ingresso alla scuola elementare ha svolto le attività della propria classe di frequenza al pari di tutti i suoi compagni, non ha fatto mai niente in meno rispetto agli altri, semmai qualcosa in più. Quindi diciamo tutte le attività svolte in classe, per così dire sedentarie o comunque legate più a un'esecuzione pratica, sono state supportate anche da una vera e propria didattica del fare. Quando si usa una cosa poi si deve rimetterla? Forte. Certo. Aiuti. Certo. L'anno scorso ha dimostrato una maggiore stanchezza proprio nelle 8 ore scolastiche, tant'è vero che una volta si è anche addormentata sul banco. Quest'anno resiste un po' di più alla stanchezza, viene volentieri a scuola, ce l'ha detto anche la famiglia, e noi notiamo in effetti che c'è questa sua voglia di fare. Vengono nominati dei responsabili, un responsabile delle femminucce, quindi una responsabile e un responsabile dei maschietti. Hanno il compito di gestire autonomamente gli altri compagni nel momento in cui vanno al bagno e quindi dividono i vari fogli di carta per asciugarsi le mani, danno il sapone e controllano che tutto si svolga secondo un certo ordine e una certa correttezza di comportamento. Cosa hai disegnato, Ludovica? Poi c'è Luisa, c'è Ludovica. Ed è non c'è male. No, non la disegno, no. No, perché ha ragione, lei non deve disegnarla, perché questa è la descrizione di Eloisa. Quindi Elena in questo caso non c'entra, è vero? Thank you.
È difficile, diciamo, eseguire comunque dei lavori di educazione motoria, delle attività di educazione motoria autonomamente. La facciamo sempre supportare da un qualche compagno. Ludovica, se un rapporto a due fa tantissimo. Prima Ludovica non lanciava assolutamente la palla ai compagni, infatti ogni volta che c'era l'ora di educazione motoria Ludovica cominciava a dire che aveva mal di pancia e quindi manifestava un vero e proprio rifiuto nello svolgere le attività. Invece adesso è completamente integrata e lancia la palla, corre, fa la capriola. Oggi è lunedì è passato, oggi è martedì. Quindi scriviamo martedì. Poi te. Sì, continuo. Per Roberto il lavoro che presentiamo di solito alla classe viene semplificato, quindi ad esempio il lavoro che è stato presentato oggi per la classe senza immagine è un racconto a completamento. Per Roberto il lavoro è stato fatto in questo modo, con delle immagini, insomma qui magari c'è anche una parola in più, così per tutte le attività. Andiamo avanti Roberto? Sì. Cosa rispose? Ma io ho fame, cosa devo mangiare? Ribatté l'elefante che era grande e grosso ma aveva un... Poi. Esatto, quindi cerchiamo la parola. Paolo. E che cosa risponde l'elefante? Lei. Cosa risponde? Non so. Ma io ho... Io ho fame. Esatto. Qui prova a mangiare. Noi siamo su questa riga. Quindi, che facciamo? Lo mettiamo così. Lo ritagliamo? Sì. Dovresti ritagliare però questa parte qui. Sì. E questa. Sì. E poi la incolliamo, va bene? Va bene. Infilare due.
ti ricordi in quella fila? Chi c'è con te in quella fila? Antonio Pagni e Vittoria. Chi c'è? Quale maestro c'è? Maestro Antonio. Il maestro Antonio, bravo. Sì. Ma fammi vedere lei, è questa qua? No. Non è questa, papà? Sì. Nella classe si relaziona, però ecco, rimane a volte anche in determinate situazioni, rimane un po' in disparte perché anche per i suoi tempi. A lui piace molto intanto ascoltare i racconti, piace recitare perché infatti partecipa alla recita di fine anno. Per quanto riguarda il percorso didattico utilizzato in questi 5 anni con Tommaso, siamo partite fin dai primi momenti dalle sue potenzialità e soprattutto lui aveva una grande voglia di apprendere e aveva un amore per determinate cose. Ad esempio, per quanto riguarda la matematica, lui aveva ed ha tuttora una passione per le figurine, per tutto ciò che è calcio e Roma. Questa è stata una fonte inesauribile per quanto mi riguarda, perché ho cominciato il primo approccio con i numeri proprio partendo dalla raccolta di figurine. Domenica 16 maggio è terminato il campionato di calcio. Le prime 3 squadre hanno totalizzato i seguenti punti: in 82, Roma 80, Milan 70 e Livorno l'ultima in classifica. Nell'arco degli anni quindi ci siamo basate molto sulla sua autostima e molto sulla sua autonomia, quindi sapeva che le cose dovevano essere fatte da solo, diciamo, nessuno lo aiutava in quelle che erano le cose che noi ritenevamo che lui sapesse fare. Bravissimo, quindi dai. Rispondiamo alla domanda, che differenza di punti c'è tra l'Inter e il Livorno? Legge il risultato. 53. Bravissimo. Vi trovate 53. Con questo risultato? Da parte sua c'è stata sempre una grande voglia di imparare e anche di essere diciamo come gli altri. Quindi lui esce con noi, facciamo uscite didattiche, ma lui è in fila con gli altri senza bisogno che l'insegnante di sostegno sia troppo, diciamo, vicino a lui. L'insegnante di sostegno è l'insegnante della classe e lui questo lo sa. Diciamo, non è abituato ad essere sostenuto in ogni piccola cosa, anche per quanto riguarda la gestione delle sue cose personali.
disfa rifà lo zaino completamente da solo. La famiglia è stata meravigliosa, è stato un grande supporto. Lui comunque ha portato un bagaglio di voglia di imparare e anche di conoscenze e anche di passioni. Dalle sue passioni noi abbiamo attinto tanto. Io insegno italiano, educazione all'immagine e storia. E quindi un po' è questa l'area espressivo-linguistica. Come vi sentite voi con questo ingresso alla scuola media? Facciamo prima il test che c'è nell'altra pagina. Sì. In questi 5 anni della scuola primaria sei stato benissimo, abbastanza bene o male? Allora devi calcolare i punti. Se qua hai risposto 3, 3, 2, 5. Ah sì, 3, 5. Qua hai risposto 3. 3. Quindi 5 più 3 fa 8. 8 più 2, 8 più 2, 10. Tommaso, hai paura di andare alle medie? Io ho paura dei professori severi. Ah, hai paura dei professori, pensi che possono essere severi. Facciamo una cosa, scriviamo come te. Hai fatto? Signori. Nella condizione di normalità, ricreazione, i bambini giocano a palla, perché già dal primo anno Tommaso era un bravissimo giocatore di basket, quindi abbiamo utilizzato la palla come strumento aggregante. Adesso alla palla si è aggiunto il ping pong, quindi i gruppi si differenziano tra chi gioca a palla, chi gioca a ping pong, oppure qualcuno mette su la radio e balla e canta. Quindi questa è la ricreazione nella normalità diciamo quotidiana. Proprio per lui noi non facciamo ormai più differenza praticamente, perché vive tutte le situazioni scolastiche insieme agli altri. Non ci piace invece. Cosa non ci piace fare? E non ci piace. Lavarsi le mani. Giusto, questo concordo pienamente. Andiamo a mettere la data, oggi che giorno è? Martedì. E oggi che c'è fuori, Benny? Piove. Che c'è la prima ora, Benny? Aspetta. 1977 è la data in cui vengono ufficialmente integrate le persone diversamente abili. Prima del 1977 i ragazzi in difficoltà erano inseriti in classi speciali, quindi non miglioravano il loro apprendimento. Io, Benedetta e Chiara, sua sorella, che ha lo stesso problema, le conosco dall'asilo e ho visto molti miglioramenti nel corso del tempo. Noi siamo andati al castello di Ostia Antica. Lei ha lavorato sul castello in modo interdisciplinare, quindi storia, artistica, e ha fatto la parte pratica, quindi l'ha costruito il castello. La parte, diciamo, sociale, quindi chi ci abitava,
che lavori si facevano. Benny, tu ci fai vedere? Facciamo vedere il libro alla professoressa? Libro sul castello? Brava, grazie. Dunque, Benedetta, il soggetto è un soggetto attivo di un progetto che è già iniziato dalla scuola elementare e sta continuando la scuola media e si basa su queste strategie. Le immagini servono per farla comunicare. Lei non è solamente una ragazzina che è affetta da sindrome di Down, ha dei disturbi della sfera emozionale soprattutto, quindi ci sono dei tratti autistici. Il problema grosso è questo, è la comunicazione. Questa comunicazione aumentativa è valida per lei, ma per noi è un punto di inizio, non è che usiamo solamente la comunicazione aumentativa, perché rischieremmo di avere comunque una bambina robotizzata, cioè usare solamente le immagini, ma le immagini non ci servono poi per aumentare, per allargare la sua comunicazione. Infatti dall'anno scorso ha aumentato il lessico in maniera impressionante. I nostri obiettivi sono proprio questi, di farla sbloccare. L'anno scorso lei non alzava lo sguardo dal banco, adesso lei cerca coccole, sorride, ride anche di cuore, ride con il singhiozzo, quindi abbiamo visto che era il momento di lavorare sulle emozioni. Com'è? Arrabbiata. È arrabbiata la signora, bravissima. Com'è? È arrabbiata, molto bene. Com'è? Preso. Dillo bene. Sorpreso. Sorpreso, molto brava. Si vedeva che il progetto era nato per Benedetta, sulla conoscenza di Benedetta, e questo è stato veramente essenziale. Quello che si può fare è capire quali sono le reali esigenze del bambino e cercare di andargli incontro in questo senso, di costruire un lavoro basato sul bambino, quindi non sul bambino con la sindrome di Down, non sul bambino con l'autismo, ma su Benedetta, su Francesco, su Luca. Questo è stato veramente uno dei punti vincenti dell'approccio. Lo stesso vale per l'integrazione, non si può parlare di integrazione in senso generale, bisogna capire come aiutare nell'integrazione il singolo bambino. Adesso Benedetta sta potenziando qualcosa di già fatto prima, le azioni, mentre i compagni stanno evidenziando predicato verbale nelle frasi date dalla professoressa Lavagna. Questo è un potenziamento per Benedetta, perché su queste immagini lei ha già lavorato, quindi le riconosce, e questo per noi è un momento di verifica. Dammi giocare. Bene. Metti a posto. Benedetta è contenta. Quando mangi che cosa? Cosa mangi? Crackers. Pizza. Banana. Cotto, prosciutto cotto, panino. Ecco, noi questo l'accettiamo perché panino è il simbolo, ma lei ha detto cotto, prosciutto cotto, quindi ha allargato. Benedetta, nelle ore di tecnica, di tecnologia, stampa le immaginine che noi riteniamo utili per il lavoro curricolare. Per esempio oggi ci serve l'immagine della palla. A, la, amore, brava, la L, sì, due volte, e la A. Ma ci interessava? Fiore. Non è fiore. Fiore. La musica a lei le piace molto ascoltare e portare ritmo con le mani, però abbiamo anche fatto qualche canzoncina suonata e aiutandosi ovviamente abbiamo preparato la sua tastiera con i colori. Segue la melodia, precede l'intonazione della professoressa e prende il suono andando col suo orecchio musicale. Quindi anche se si aiuta con i colori, lei sente molto l'intonazione. Benedetta, sostanzialmente quello che le piace tantissimo è l'arte, disegnare. Metto il trattino col colore e poi lei colora.
quando si trucca viene da noi, ci chiede come com'è. Gli piace. Gli piacciono molti complimenti, diciamo. Per primo, minestrone. Minestrone. E per secondo, pesce in crosta. Dei tempi da rispettare. Allora facciamo una puntata veloce all'interno, vediamo i prodotti che ci stanno. Questi sono semi di melone, queste sono cipolline che adesso andranno messe però all'esterno, perché ormai dentro la serra non mettiamo altre piante. Allora Alice, guarda cosa c'è da fare. Dobbiamo liberare attorno a quest'albero qua. Allora, mano in avanti così. Così, lo vedi? Quest'altra così e poi vai. 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 Lo vedi che viene via? Lo vedi? Bravissima. Brava. Alice, un primo momento si blocca un pochetto, dire la verità. Poi non appena prende familiarità o con l'attrezzo o con il gruppo che opera con lei, allora ha proprio voglia di lavorare e va quasi da sola, vero Ali? L'inserimento di Alice Rampioni di questa scuola è cominciato in quinta elementare nel mese di ottobre, quando la famiglia, orientata a prescrivere la ragazzina in questo istituto, ha attuato un percorso di avvicinamento graduale a quella che è l'offerta didattica. Insegnanti di sostegno e insegnanti curricolari hanno avuto incontri con le maestre, la ragazzina ha partecipato all'attività di continuità che noi facciamo a partire dal mese di novembre e fino al mese di maggio. E quando Alice è arrivata in prima media aveva già idea sicuramente del contesto nel quale si sarebbe dovuta trovare. Quando lo fai il saggio? Domenica. La prossima domenica? Questa. Questa che deve entrare? Che è 30? 31? 30? Allora dai, facci sentire. Stesura di documenti ad obiettivo preciso, quello che fa la differenza della qualità scolastica, quanto il fatto che ciascuno di loro deve trovare un ambiente confortevole ed accoglienza nel quale poter sviluppare le proprie aree talentali. A livello di relazionalità, in questi due anni ha fatto progressi enormi. Spesso quando viene per mostrare in presidenza le cose che ha fatto, dice l'ho fatto io, l'ho fatto da sola, e sicuramente questo elemento segna un grosso passo avanti rispetto
alla condizione nella quale è arrivata. Fatemi vedere il cartellone. Chi inizia? Ad Alice. Alice, dai. E lo Simurgo è un piccolo paese nell'Europa occidentale, confina a sud con la Francia, a est con la Germania e a nord e ovest con il Belgio. Questo cos'è? Lo stemma. Del grande caso. Quindi questa l'hai fatta tu? E delle foto. Abbiamo un ottimo rapporto con la famiglia, nel senso che collaboriamo, la famiglia ci mette al corrente di elementi che noi non siamo in grado di percepire per conto nostro e noi mettiamo al corrente la famiglia di comportamenti che magari sul grande gruppo come è in classe sarebbero sicuramente lasciati da parte perché la famiglia non ha il modo di vederla. Splendido il rapporto che abbiamo con gli operatori che seguono la ragazzina a livello terapeutico, i nostri GLH sono davvero momenti di confronto salutare e di arricchimento reciproco. Non ha avuto traumi dal punto di vista organizzativo all'interno della scuola e il suo percorso si è dimostrato assolutamente consapevole di quelli che sono gli obiettivi da raggiungere, per cui la sua vicenda didattica avrà l'anno prossimo sicuramente un esito positivo e il progetto di orientamento che è fatto per introito all'interno della scuola media funzionerà anche a livello di scuola superiore, nel senso che noi nel mese di ottobre dell'anno prossimo porteremo l'alunna nella scuola che sembra più idonea, che in questo caso sarà il liceo socio-psicopedagogico, e con percorsi di orientamento mirato al suo inserimento contestuale all'interno di quell'istituto daremo una mano agli insegnanti che l'accoglieranno in futuro. Partecipa alle nostre lezioni con interventi brevi e con domande molto semplici che le vengono fatte rispetto al lavoro che stiamo facendo insieme. La pelle della terza. Allora, forza. Al cuore Giulia. Presente. Andrea. Poi. Andrea. Andrea. Bappi. Come sempre in classe lo coinvolgiamo molte volte nell'appello perché impari appunto i nomi degli altri, li conosco. Poi durante una lezione di geografia, alcune volte insieme ad altri ragazzi, davanti a una carta geografica per esempio, per cominciare a distinguere quali sono le parti che riguardano la terra, quali riguardano i paesi, cominciamo a fare un lavoro anche sul senso dei colori, sulla carta geografica. Allora, che c'è scritto lì? Uscita. Io sono l'insegnante di tecnica, lavoro su forme geometriche, su spazio, su organizzazione degli spazi. In prima fase ho cercato di far lavorare Roberto sullo studio di figure semplici, estremamente complicato, estremamente complesso per lui. Ho preferito allora cambiare lo studio della grafica e passare ad uno studio di immagini e abbiamo utilizzato l'immagine per raccontare delle storie. In questo caso specifico la storia è la storia di Roma. Con le immagini lui è in grado di ricostruire la sequenza dei vari eventi che ha vissuto con la classe oppure da solo, a volte ci facciamo mandare delle immagini da casa e riconosce la sequenza, la mette in ordine e con poche parole esprime qual è la scena, diciamo, delle varie sequenze. E noi lo appuntiamo. Chi è questo?
Roberto. Diciamo che poi c'è molto anche da un punto di vista pratico, per esempio Roberto ama molto fare dei lavori pratici, per cui se gli dici vai a chiudere la finestra, a cancellare la lavagna, andare a prendere il gesso dalla signora fuori, cioè tutti questi lavori operativi li fa bene, li fa molto volentieri. Diciamo che all'inizio non sapeva assolutamente farli, non sapeva neanche che cosa fossero. Piano piano ha imparato dove doveva andare a prendere gli oggetti che servivano, ad andare fuori e chiedere a chi doveva chiedere. Sono tutte operazioni che hanno richiesto tempo per essere apprese. Occhiali. Gli occhiali. Sono sporchi? Sì. Ah, bravissimo. Il nostro obiettivo fondamentale è l'autonomia, quindi lo aiutiamo ad imparare ad essere autonomo, a lavarsi gli occhiali, a fare merenda da solo e ad esprimersi. E poi lo integriamo nelle attività di classe facendo l'attività o parallele o differenziate completamente, dipende dal suo momento, dalla sua giornata, come è disposto. Lui ha difficoltà con la scrittura e con le lettere, anche perché mentalmente per lui è uno sforzo inaudito farlo. Ma in realtà abbiamo capito che sa esprimersi. Roberto poi ha fatto progressi da gigante, perché quando arrivò il primo anno partecipava pochissimo, le sue capacità motorie erano molto molto ridotte, le capacità di attenzione lo stesso, e come più volte dico, io ho coordinato, però è stato un bel gruppo classe che lo ha stimolato, lo ha incentivato, lo ha inserito. Speriamo che insomma anche nel prossimo futuro alle superiori possa trovare un clima che lo possa accogliere così.